Say what you want, long as you believe and respect the rules of His Majesty. 'Cause I was born for a purpose in life. Sometimes we don't see, 'cause it's cloudy outside. When the sun don't shine, then we make. Scopriamo un po' chi è Luis, da dove arrivi? Io vengo da Capo Verde, nell'isola che si chiama Isola di Sal. Ho 24 anni, ho iniziato a questo mondo di kitesurf per una ragione. Quanto tempo fa hai iniziato? Cioè da quanti anni pratichi? Ho iniziato da quando avevo 14 anni, quindi adesso sono 9 anni che faccio kite. Quindi alleno almeno 9 ore al giorno di kite e faccio anche fisicamente, palestra, faccio 3 ore di palestra e in giornata finisco sempre là. Di palestra, che è andato. Come mai è nata la magia proprio col kite? È nato perché io facevo la gara di cavallo, andavo a allenare il cavallo in spiaggia e c'era un mio amico che lo insegnava alle persone. I cavalli si spaventavano di questo kite che volavano. E lui mi si è incazzato, dai, tutte le volte che passo qua il cavallo mi fa un po' così. E lui mi ha detto, dai, vieni un giorno, ti insegno, ti faccio provare e vedrai che ti piacerà. Allora mi ha detto, no, vieni, domenica, l'ho preso, sono andato. Dici sinceramente la prima volta che l'ho messo la mano mi sei innamorato. Sei l'unico che non usa la tavola legata, com'è che si dice in termini tecnici? È una terra che si chiama strapless, una tavola di verso che siamo 5 mondi che portiamo davanti a questa cosa, non c'è il gancio, c'è soltanto una paraffina che ti tiene solo per non scivolare in andatura, quindi è tutto diverso di una tavola agganciata sui piedi come sono scarpe. E nel mondo quali sono gli spot che ti sono piaciuti di più? Nel mondo dove mi sono piaciuto molto? Dove hai fatto campionati o dove magari... Sinceramente non è che ne voglio tradire la casa mia. Casa mia per me è il posto più bello del mondo, è fare kite. Poi sono tanti posti diversi per fare kite che mi sono piaciuti molto, come Mauritius, come Londra, parlo di wave onda grande. E come per allenare mi piace molto Reggio Calabria, che è il posto bello che mi sono piaciuto molto allenarmi. Oh, buongiorno signor Luis, è arrivato qui con posta cenere. The sooner the better. Beh, ho avuto paura, una sensazione insomma di pericolo importante in mare. Guarda, pericolo non ho perché, cioè pericolo ci saranno sempre, certo. Quindi è una cosa che non devi pensare che sarà pericolo. O è mai successo qualcosa? Io ho inventato, sono l'unico al mondo che ho inventato andare con due kite, vuol dire che ho portato un pericolo al centro, quindi per me non ho mai paura di, lo so che succederà, però devo stare sempre attento. Non è una cosa difficile, voglio stare sempre attento prima di farlo. Prossimi obiettivi, prossimi appuntamenti? Prossimi appuntamenti, quest'anno ho finito l'ultima gara mondiale a Mauritius, le gare sono andate molto bene, sono stato sempre al secondo posto, al terzo posto, al quarto posto. Adesso in febbraio cominciamo la prima tappa a Capo Verde. Il 7 febbraio c'è il mondiale a Capo Verde, si parte da Capo Verde, poi a Marocco, poi a Tarifa e seguiamo il tour come quest'anno. Un nome tra tutti i tuoi colleghi che stimi e che ti piace? Allora, ti dico sinceramente, siamo 4 capoverdiani al mondiale. Ah, dai. Sì, nel podio i primi 4 sono sempre capoverdiani. Quindi siamo quello diciamo più forti. Ok. Non è che il mio lo tiro, perché è così, quindi te lo dico. Siamo io e Max. Per parlare i risultati, sì, no? Risultati, poi. Perché conti sempre i punteggi e che vai più su. Certo. Quindi siamo io, Max, Aito, Emito e Gio. E quando non c'è vento non ti alleni? Cioè ti alleni preparazione fisica, vai... Quando c'è vento mi alleno fisicamente. O vado a correre o faccio qualche gioco in spiaggia, se no prendo un sub. Infatti io tra poco vado a fare proprio un bel consiglio di farlo perché sono bellissimo. Va bene, grazie mille, grazie. Complimenti. Grazie, arrivederci, ciao. The sooner the better, united forever, united forever.